Buonasera, ho il piacere di interrompere il tema della catechesi di questo avvento con un intervento, un dialogo che farò con Don Renzo Scapolo, molto noto per la sua attività svolta in questi anni in Jugoslavia, nella ex Jugoslavia, in particolare a Sarajevo. E mi piace l'idea perché quel libro che io vi commentavo, sto commentando durante l'avvento, L'elogio del nostro tempo, di quel gesuita, che fa l'elogio del nostro tempo anche con tutti i suoi difetti, per arrivare ad aprire la strada, ad aprire uno sguardo sul superamento dei difetti. E qualche volta le lacune, i difetti possono essere molto importanti per svegliare delle capacità che dormono, che sono assopite. Bene, oggi al posto di fare dei ragionamenti con tante parole, sono in grado di, con la testimonianza di Don Renzo, di proporre dei fatti. E sono i fatti che contano alla fine, perché di parole se ne possono dire tantissime, se non si arriva ai fatti si rimane nel teorico, nell'astratto. Bene, i fatti, per fare un elogio del nostro tempo, con i suoi guai, e però questi guai richiedono un risveglio di intelligenza generosa, di intelligenza operativa. Ecco, i guai ce li testimonia con l'intelligenza operativa da lui stesso sperimentata, ce li testimonia Don Renzo, che ci racconta un po' la sua avventura in questa ex Jugoslavia, in questa Sarajevo martoriata. Quando è cominciata l'attività e la presenza in quell'ambiente? Sì, è cominciata il dicembre del 92, quando l'associazione Beati Costruttori di Pace, che ha la sede a Padova, animata da un prete magnifico, Don Albino Bizzotto, ha promosso una marcia di pace a tutti gli italiani, ma si è riuscito anche ad avere come compagno qualche spagnolo, qualche francese, inglese, tedesco. Siamo andati in 500 a Sarajevo, in un momento in cui la città era totalmente isolata. Già da 6 mesi la città era assediata con un assedio impenetrabile. Non riusciamo ancora a capire come mai i serbi assedianti, che volevano fiaccare la resistenza, soprattutto psicologica, dei 300.000 abitanti, abbiano fatto entrare in Sarajevo 500 persone, 10 pullman, intenzionate a dare un po' di consolazione e di rincuoramento a questa disgraziatissima città. Quindi è stata una sorpresa anche per voi riuscire a penetrare in questo luogo così ormai rinchiuso in se stesso e anche allo sfacelo. Il giorno prima ci dicevano gli abitanti erano cadute 600 granate nel centro città. In quel giorno non è caduta nessuna granata. I serbi hanno promesso il blackout delle granate e abbiamo diviso il nostro corteo di 500 in 4 sottocortei, e ognuno dei cortei parziali si è diretto al centro di culto, la sinagoga ebraica, la cattedrale cristiana cattolica, la cattedrale cristiana ortodossa e la moschea principale. Volevamo fare un gesto di quattro religioni in un piccolo spazio. E come potrete vedere dalla cartina, nello spazio di 100 metri di diametro si ergono i 4 principali centri di culto delle 4 religioni. Io la chiamo Sarajevo la pizza 4 religioni. Pizza 4 religioni, pensi. E di fatto poi questa attività è continuata con, vedo, un'associazione Sprofondo con Sarajevo, che è nata a Como, presso di voi. Sì, la gente che ha rischiato la pelle, perché veramente c'è stato un rischio reale della vita, cosa che aveva fatto pensare anche a qualcuno se valeva la pena di mettersi in mezzo per
fare questa esperienza. Ecco, questo gruppo di persone che erano andate a Sarajevo con un pullman con il nome Profondo Nord, eravamo di Varese, Como, Lecco e Sondrio, quindi il nord del nord, e la seconda volta nell'agosto dell'anno successivo, agosto 93, siamo andati con il nome Sprofondo Nord, poi abbiamo semplificato togliendo nord, è rimasto questo nome un po' strano, Sprofondo. Ecco, un'associazione che abbiamo naturalmente legalizzato e che sta un po' funzionando da ponte tra le persone che vogliono aiutare Sarajevo in Italia e le persone che hanno bisogno di aiuto a Sarajevo. L'associazione ha sede a Valmorea? Sì, io ero parroco fino un anno fa di una delle due frazioni di Valmorea, quindi Caversaccio di Valmorea. Una famiglia ci ha offerto la sua casa dove tuttora funziona la sede. Dello Sprofondo. Dello Sprofondo. Ecco, molto interessante. È stato pubblicato proprio in questi ultimi tempi un libro da Piero Del Giudice, l'autore, che si intitola Sarajevo. Ecco, lo vedete sull'immagine. E in questo libro vedo una raccolta interessantissima di immagini che sono da sole eloquenti. Ormai le immagini fanno i fatti, ci mettono di fronte ai fatti, non ci vogliono tante parole quando si è visto un'immagine, però il libro è poi aiuta la comprensione delle immagini con notizie, descrizioni, anche probabilmente il fenomeno stesso di quello che è successo viene qui commentato. E molto interessante, credo sia un aggiornamento straordinario su quanto è successo. E l'aggiornamento straordinario, però adesso lo sentiamo anche da Don Renzo, il quale ci racconta un po' di questi avvenimenti che qui sono descritti e soprattutto ci racconta degli interventi fatti che davvero possono interessarci per eventualmente, chissà, anche dare una mano a chi si sente, chi è in grado di poterlo fare, diciamo, ci invitiamo a prendere atto di queste cose proprio per rendersi anche disponibili. Mi pare, ecco, il libro è stato poi accompagnato da uno sprofondo con Sarajevo, che probabilmente vuole essere quasi un po' una specie di riassunto delle opere fatte, se capisco bene. Infatti qui leggo lavoro nelle scuole, adozione anziani e bambini, leggo ammalati non più dimenticati, e ancora Ivan l'uomo lupo, interessante, e la banca del lavoro, e sono tutti capitoli, penso, di quello che voi avete affrontato. Ci puoi raccontare un po' questa? Volentieri. Direi che il titolo che abbiamo dato all'opuscolo Sprofondo con Sarajevo, la parola è il con. Credo quindi che la prima cosa che si vuole donare a un amico, soprattutto se è in rianimazione, più che una scatola di cioccolatini che probabilmente non può ingerire, è la nostra compagnia. Crediamo che Sarajevo sia stata, ma ancora è, un malato in rianimazione e quindi è importante sentire la mano calda di un congiunto, di un amico che ti dice io sono qui, magari non può risolverti il problema, non ti dà la salute, il calore della mano di un amico, però sì, riscalda il cuore, dice che non sei solo. E credo che anche dal punto di vista medico sprigioni una serie di energie vitali che possono ribaltare addirittura la malattia. Ecco, io credo che specialmente in questo periodo di Natale, sono molto riconoscente a Monsignor Pezzoni che ci ha dato questo spazio serio, ecco, Natale, Dio che viene con noi, i profeti,
chiamavano il Messia, chiamavano Gesù Emmanuel, Dio con noi, ossia il Padre dei Cieli non ci ha mandato un assegno di salvezza, ma ci ha mandato il suo unico figlio Salvatore. C'è un bel libro del nostro Cardinale Martini, l'intercessione, intercedere, sono alcune pagine che io ho letto là a Sarajevo, l'intercedere, dice il Cardinale Martini, è il mettersi in mezzo, come precedere e mettersi davanti, e retrocedere e mettersi di dietro. L'intercedere vuol dire mettersi in mezzo ai contendenti, ai fratelli che litigano. Tra i due fratelli litiganti il terzo non se la gode, purtroppo, come dice il cattivissimo proverbio, ma il terzo fratello si mette in mezzo per tentare di dividerli. Ecco, questo di mettersi in mezzo è stata la prima offerta di amicizia che noi abbiamo dato a questa città e a questo popolo. Adesso siamo veramente in mezzo, perché noi risiediamo in una scuola alberghiera, l'unica bombardata, e insieme a 770 studenti dai 15 ai 20 anni stiamo pian piano pezzando e rabberciando la scuola. Quindi la prima cosa è quello di mettersi in mezzo. A proposito delle scuole, abbiamo dato una mano al liceo scientifico di un quartiere di Dobrigna, bombardato da bombe incendiarie, e con l'aiuto di molte persone, soprattutto di un gruppo simpatico che sono gli alunni e studenti del liceo scientifico di Olgiate, abbiamo ricostruito tutte le strutture interne del liceo. Interessante. Ecco, e questa adozione di anziani e bambini come si è sviluppata? Ecco, credo che sia stata una cosa molto interessante. L'adozione di bambini ha permesso noi di trovare circa 400 famiglie in Italia, soprattutto nel nord Italia, ma anche al sud. La famiglia italiana adotta una famiglia di Sarajevo a cui è stato ucciso il padre per il 90% dei casi, o la madre, e la famiglia italiana dà 100.000 lire al mese per 2 anni, garantendo un minimo di sussistenza. L'esperienza è puntellata da uno scambio intenso di corrispondenza. Noi abbiamo molti bosniaci adesso tornati a Sarajevo che sanno bene l'italiano. Diamo loro degli aiuti umanitari in cambio del lavoro di traduzione delle lettere. Poi un'altra scommessa è stata quella di adottare i nonni. Direi discretamente facile adottare un bambino che diventa sempre più grande, sempre più bello, sempre più roseo, sempre più intelligente. Adottare un anziano grave che diventa sempre più piccolo, che capisce, poveraccio, sempre di meno, che diventa sempre più rugoso, indubbiamente è una scommessa cristiana. Abbiamo trovato quasi 200 famiglie che hanno adottato un nonno o una nonna in grave situazione di salute o di età, versando 50.000 lire al mese per un anno. Noi abbiamo organizzato una grossa equipe di una trentina di medici, fisioterapisti, infermieri, ma anche personale, due parrucchieri, due autisti, due uomini che aggiustano i rubinetti o le serrature a questi anziani. E la terza adozione è stata quella dei malati lungodegenti. Abbiamo un esercito di persone paralizzate, incurabili, poliomelitici, sì. Paraplegici, tanti paraplegici. Leggo qui, sì. Adotta un malato incurabile, dice, le malattie mentali sono aumentate del 400%. Sembrerà strano, ma sono esplose ancora di più da quando si vive in una situazione normale nella città. È come se, passata la tensione della pura sopravvivenza, le coscienze non abbiano retto al disastro. Sì, a noi abbiamo un tremendo angustia in questi mesi, sono aumentati di appunto 400% i suicidi di ragazzi da 11 a 17 anni. Sì. Quindi crolli proprio. Questa sensibilità che sono state messe a durissima prova,
davanti tra l'altro a una situazione della città che non fa vedere segni consistenti di ricostruzione. Questi ragazzi fanno una cosa molto semplice, lei è lì di fronte a un grattacielo bruciato, saltano, vanno su questi grattacieli bruciati e poi si buttano giù come pere mature, purtroppo. Ecco, uno dei progetti sui quali stiamo lavorando è aiutare una televisione, Tele Cicciac, che si occupa proprio di ragazzi. Stiamo cercando di montare un programma di tre incontri settimanali di psicoterapia televisiva, diciamo. Dobbiamo aiutare questi ragazzi a sfogarsi, a tirare fuori i loro drammi e le loro angosce, se vogliamo appunto dare loro un po' di speranza. Incoraggiarli. Cioè, si tratta di sbloccare questi nodi psicologici e psichici. E, ripeto, quindi sono importanti gli aiuti materiali e i soldi, ma è molto importante questa vicinanza. Quindi noi vorremmo veramente invitare anche voi a fare come quel centinaio di persone che, ascoltando un invito di Famiglia Cristiana apparso sul numero 14 di agosto, si invitava: venite a fare le ferie a Sarajevo. Sono venuti in 100. E queste 100 persone hanno poi diffuso una sensibilità notevole. Io ieri sono stato a Biella tutto il giorno, dove appunto due persone venute quest'estate hanno organizzato un incontro fra quattro scuole superiori, un incontro con la stampa in una biblioteca, un incontro per tutta la popolazione. Quindi io direi, se riuscite, soprattutto voi giovani, ma anche famiglie giovani, adesso non c'è nessuna paura e nessun pericolo a Sarajevo, se venite noi abbiamo la possibilità di sistemarvi in qualche famiglia di orfani, un letto purtroppo c'è vuoto, e si stringono un po' di più loro, noi offriamo 30 marchi di vitto alloggio, aiutiamo la famiglia e soprattutto diciamo non siete soli. Io sarò con voi tutti i giorni, sono le ultime parole che Gesù ha detto ai suoi amici. Infatti qui si parla di gruppi di assistenza anche sanitaria formati da medici, infermieri, operatori sanitari che si occupano di curare a domicilio gli ammalati di queste associazioni: poliomelitici, distrofici, paraplegici, cerebrolesi, sclerosi multipla, tutte le malattie che sono anche qui in Italia, se vogliamo, e però lì probabilmente in questa situazione diventano il doppio pesanti e il doppio drammatiche di quello che possono essere qui, penso, sì, doppio o anche di più. È proprio così, perché voi pensate a uno che vive sulla carrozzella in Italia, la maggior parte dei casi riesce ad avere un ascensore o uno strumento per portarsi a livello della strada. 9 ascensori su 10 a Sarajevo sono rotti. Noi abbiamo dei giovani paraplegici, paralizzati da schegge di granate o da pallottole di cecchini, che abitano al sesto, o in mente una ragazza abita al 12° piano. L'edificio è senza ascensore, le scale interne sono buie, strette, e quindi abbiamo bisogno di due giovanotti che la portino giù per fare fisioterapia 3 volte alla settimana. Caspita. Qui si parla di un Ivan l'uomo lupo. Di che si tratta? Questo è il nome che hanno dato i ragazzi a questo signor Ivan. Il problema degli anziani è terribile, perché Sarajevo è rimasta spopolata, 2 abitanti su 3 sono andati via, su 450.000 abitanti del tempo delle Olimpiadi dell'84 sono rimasti 150.000 abitanti, quindi 300.000 se ne sono scappati e 150.000 sono rimasti. Tra questi 150.000, migliaia e migliaia di anziani, sia perché gli anziani non possono scappare di notte sulle montagne assediate, sia perché sono molto legati alla loro terra, sia perché andando via poi si perde la casa, e quindi c'è un bisogno enorme di assistenza agli anziani. Ecco, questo signor Ivan aveva un seminterrato, ha tuttora un seminterrato proprio a fianco di quei 2 grattacieli che tutti avrete visto, 2 grattacieli gemelli altissimi. Ecco, appena sotto i grattacieli, in uno scantinato,
viveva quest'uomo con tutte le masserizie contro la finestrina. Pensate che aveva sopra la coperta due assa di 5 cm di spessore che si tirava sopra mentre dormiva. Dopo un anno che era finita la guerra, Ivan era convinto ancora di essere in guerra. E non siamo ancora riusciti a tirargli via le due assa. Abbiamo spazzato questa casa ormai piena di immondizie e di sporcizia. Siamo riusciti, con l'aiuto di questi amici delle ferie, di famiglia cristiana, siamo riusciti a scrostare tutte le malte che erano marce e rifare le malte. Abbiamo messo a posto il pavimento. Soprattutto andiamo a trovarlo quasi tutti i giorni. Adesso ci ha domandato un paio di scarpe con il pelo perché vuole uscire, è un ombrello, quindi vuole uscire anche se fa freddo e anche se piove, dopo 4 anni che è rimasto blindato lì dentro. Pensi. E sono episodi significativi della situazione che scuotono, ed è bello conoscere, forse uno dei motivi per cui si può rimanere magari un po' assenti da certi eventi è perché si sente la notizia ma senza conoscerla dal di dentro, e non conoscendo dal di dentro si rimane anche così piuttosto perplessi nel prendere le eventuali decisioni. Qui si parla anche di una banca del lavoro. Sì, grazie della segnalazione, credo che questo è, chiamiamolo, il fiore all'occhiello in questi mesi della nostra associazione, ossia finora noi abbiamo dato aiuti senza nessuna contropartita. Da 2 mesi diciamo alle persone: noi continuiamo ad aiutarvi, ma dato che voi avete bisogno dei nostri aiuti perché non lavorate, e se non lavorate avete molto tempo libero, allora colleghiamoci. Vi faccio un esempio capitato realmente. Una signora viene a domandarmi una latta di vernice per imbiancare il monolocale dei suoi vecchi. Io dico: signora, abbiamo finito la campagna di imbiancatura ormai, però mi dica che lavoro fa lei. Dice: io sono infermiera. Allora dico: signora, noi abbiamo 400 malati e anziani che hanno bisogno di infermiera, lei lavora per noi un tempo corrispondente al valore della tempera vernice che le diamo. Erano 50 marchi, lì si parla di marco, siamo nel regno del marco, e quindi pagando 3 marchi all'ora, che è la paga che danno un muratore di Sarajevo, una buona paga per lì, 3 marchi all'ora, la signora fa 15 ore di infermiera a un'anziana tutta impiegata, poveraccia, abbandonata in questi anni. Però andando in casa della signora anziana con le piaghe, ho trovato che sua figlia fa la maestra in un rione piuttosto lontano. Sono andato a trovare la figlia e ho detto: signora, noi mandiamo 15 ore di infermiera a sua mamma. Lei non potrebbe dar 15 ore di lezione a dei ragazzi profughi che abitano vicino a lei? E poi io sono venuto a casa, ma al 22 tornerò a Sarajevo, andrò a trovare le famiglie dei due ragazzi, purtroppo semi analfabeti per tutti gli anni persi, e cercherò di convincere, non sarà difficile, i genitori a darmi 15 ore di lavoro, magari di falegname o di spingere la carrozzella di un paraplegico perché possa fare fisioterapia. Ecco, direi che riassumendo, prima aiutavamo senza nessuna contropartita, adesso gli diciamo: ti aiuto ma tu devi aiutare un altro, e penso con gennaio chi vorrà un aiuto da noi dovrà venire con un lavoro già fatto e certificato da chi riceve il servizio o dal capogruppo delle famiglie in cui è inserito. È molto interessante quando l'assistenza diventa promozione, umana in collaborazione con chi ha bisogno di essere assistito. Per cui questa iniziativa si sta sviluppando anche proprio in termini di promozione umana della situazione che è purtroppo stata bocciata dai tremendi avvenimenti capitati e che adesso hanno bisogno di essere ripresi con la collaborazione di tutti, anche dai colpiti. Io volevo solo dire che in questa linea, per aiutare questa gente e dare anche
un po' di soldi, non solo materiale o merce. Sì, sì. La vendita di questo libro ci produrrà per ogni volume circa 21.000 lire nette, ogni volume che vendiamo 30.000, 21.000 lire andranno per promuovere. Dove lo si trova questo libro? Ecco, dovete rivolgere o qui alla radio oppure telefonare al nostro numero, ve lo dico, 031 80 60 26, ripeto 031 80 60 26, noi vi diremo come potete recuperarlo. Concludiamo questo nostro incontro con la lettera che la segreteria di Stato a nome del Papa ha mandato a Don Renzo, proprio ringraziando del libro che Don Renzo ha inviato al Papa. E dice: con delicato pensiero, ella, Don Renzo, ha voluto far pervenire al Santo Padre il volume Sarajevo di Piero del Giudice, cui ha apposto una devota dedica, unitamente all'opuscolo Sprofondo con Sarajevo. Sua Santità, che ha gradito l'omaggio, ringrazia per il cortese gesto e per i sentimenti manifestati, mentre, esortandola a proseguire nella benemerita opera di solidarietà intrapresa, imparte a lei e ai suoi collaboratori la benedizione apostolica, volentieri estendendola alle persone care. E profitto della circostanza per confermarmi, firma un assessore della Santa Sede, Monsignor Leonardo Sandri. E questa lettera mi pare mette il suggello a quanto ci ha offerto la testimonianza di Don Renzo in questa occasione prenatalizia. Dicevo all'inizio, bisogna passare dalle parole ai fatti, e questa è una testimonianza che dice l'occasione capitata, le circostanze che si sono presentate e l'opera svolta per passare dalle parole ai fatti. Grazie ancora Don Renzo, auguri di buon Natale a lei e a grazie. Tutti i suoi collaboratori. Io ringrazio pure, vi auguro un buon Natale, Dio è con noi, noi cerchiamo di essere con Dio, noi cerchiamo di essere con Cristo e anche con i poveri cristi. Buonasera.